La legge del 3 e la legge del 7. Quella del 3 è anche detta Trinità. Quasi tutte le religioni, da quella indostana a quella cattolica, usano padre, figlio, spirito santo, padre, moglie, figlio. Ci sono tanti degli aspetti che comunque in qualche maniera ci ricordano che alla base di tutto comunque siamo sempre in balia di tre forze. Voglio dire tre forze, e qua mi riconnetto a quello di prima quando mi sono fermato che stavamo parlando. Quindi questi sono una serie di incontri, di alcune cose abbiamo già parlato, di altre ne parleremo. Quello che potete sentire oggi senza aver sentito quello prima, se avete curiosità mi fermate, alzate la mano, vediamo se riusciamo a colmare il buco. Se no andiamo avanti. Dove ci troviamo noi? Spesso quello che viene chiamato dalla tradizione, viene chiamato ad esempio Babele, la confusione delle lingue, è prodotto da che cosa? Da questo tipo di geometrie qua, cioè dalla bipolarità. Una tendenza dell'essere umano, che è in qualche maniera sintetica, cioè cerca di facilitare, perché tutti sappiamo, tutti siamo d'accordo che il sistema è complesso, il sistema in cui viviamo, in cui gli stimoli ci sono molti, non stiamo in un villaggio del 1300 e mezzo, che ne so, a Piacenza, no? Con 30 abitanti che devono in qualche maniera sopravvivere, sanno che devono avere il fuoco da mangiare, se no non si va avanti. Noi il fuoco è da mangiare, ormai ce ne siamo quasi dimenticati, però viviamo in una società che è molto densa di che cosa? Di stimoli. Di stimoli, quindi il nostro sistema, che è un sistema intelligente da quel punto di vista lì, cosa fa? Fa una sintesi, cioè semplifica, toglie, no? Fatto, non fatto, visto, non visto, giusto, sbagliato, bianco e nero. È una tendenza in cui noi ci ritroviamo abbastanza velocemente senza neanche rendercene conto. Per mantenere invece una visione trinitaria a tre funzioni, costantemente ci dobbiamo ricordare, richiamare, ricordare di noi stessi e pensare che tra il bianco e il nero c'è sempre qualcosa in mezzo. Le scuole antiche graficamente, sapete il simbalen, sapete vuol dire mettere assieme. In questa maniera sto cercando di parlare alla vostra coscienza. La coscienza ragiona molto più velocemente coi simboli rispetto invece ai discorsi, no? I miei discorsi, che sono comunque un'entità, che posso piacere, posso non piacere, la temperatura è giusta, oggi ho bevuto un buon caffè, le variabili sono così tante che nella trasmissione che fa un individuo rispetto a quello che può fare un simbolo è molto 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 meno precisa. Il simbolo ti dice bianco e nero, giusto e sbagliato, no? Lo vediamo dove? In tutto. Facciamo un esempio, la politica, soprattutto l'Italia, che è un paese fortemente polarizzato. Cioè nel nostro paese il più e il meno, il sì e il no, è molto forte. Tant'è vero che spesso la struttura politica cosa produce? Produce un cambiamento e un rinnovamento per alcune cose, quelle che arrivano dopo le distruggono e le rifanno completamente. Infatti abbiamo un'incidenza sulle ritrasformazioni delle leggi fatte da quelli prima che è altissima, una cosa che non succede in Germania, per esempio, no? Che invece hanno una possibilità maggiore rispetto a noi di dire troviamoci nel mezzo. Simbolicamente troviamoci nel mezzo, è il triangolo, l'equilatero, che spesso è anche la schematizzazione di Dio, no? Dio, non so se avete mai avuto possibilità di frequentare medium o persone di un certo livello che non tengono nessun tipo di tradizione come prima e principale, tendenzialmente usano questo tipo. Ah, tra l'altro faccio un piccolo digressione. Questa serie di conferenze le abbiamo fatte perché con la complicazione delle idee, delle informazioni, vuoi spostarti, se no mi viene il campo al collo a me e ti viene anche te, tu parli, va bene, perfetto, grazie. Chi state qua ha un unico compito, vedere, però tu devi rimanere ferma. E mi sto fermando, ma perché tu vuoi? Devo dall'altra parte, no, per me. Faccio così. Va bene, sono anche un po' orma, quindi. Ok, adesso così ce la faccio. Il compito di sta qua è guardare che non è che gli altri guardino, capiscano che ci siano, no?
è capitato anche che dormono, ma va benissimo. Se dormono prendono molto di più di quelli che sono svegli, perché in verità dormiamo tutti. Questo percorso è stato in qualche maniera organizzato perché con la sovrabbondanza di informazioni si corre il rischio di perdersi. Allora noi abbiamo detto, perché invece di far perdere le persone non proponiamo una specie di pamphlet che in qualche maniera possa indirizzare le persone, no? Sapere che differenza c'è tra una religione e una scuola. E proprio in quest'ottica abbiamo prodotto questo tipo di conoscenza. Quindi quando noi ci troviamo in un sistema polarizzato, noi sappiamo che siamo nella confusione delle lingue. Sappiamo che tendenzialmente io mi devo aspettare che quello che avverrà oggi domani potrebbe non essere vero. Mi è mai capitato nella vita? A me capitava spesso con mio cognato. Per me è stata, per tanti anni, è stata veramente una fonte di stupore. Faccio un esempio. Un giorno mi diceva, i film con Ciccio Franco sono bellissimi, ho visto, non so, L'ultimo tango a Zagarolo, non so, avete mai visto quel film? No, vabbè, tu hai imparato, L'ultimo tango a Zagarolo, mi faceva la testa così, bellissimo, me lo andavo a guardare, passavano due mesi, dicevo, L'ultimo tango a Zagarolo, a me fa schifo, non mi piacciono, mi fa veramente schifo, cioè tendi a vedere sempre nelle persone questa polarizzazione che va da una parte e dall'altra senza che in qualche maniera ci sia una specie di stabilizzazione. Non è un male. Non è un pregio, è la natura. La natura ci consegna, e la lezione di oggi, a questo stato. Macchina umana, microcosmo. Proprio per cercare di far sì che questo ciclo di conferenze non si perda nel nulla, abbiamo cercato di usare delle, non so se qualcuno si ricorda, dei film. Cioè delle immagini iconiche che sono già dentro di noi, se va bene, se va male no. Se va male, tendenzialmente quello che veniva alle conferenze avrebbe dovuto guardarsi il film, però va bene lo stesso, ci sta anche se non va fatto. Quindi abbiamo usato Matrix, abbiamo usato The Fight Club, abbiamo usato un po' di The Truman Show, no? Poi in verità ce ne sono tanti altri, quelli sono i più famosi, soprattutto io ho iniziato a lavorare con quelli, quindi produco quelli. Okay? Trinity. Nel film a un certo punto che cosa compare? La Trinità, no? Dicevamo prima. A un certo punto del percorso dell'individuo, che è il soggetto, che è ma è vero che non va. A un certo punto passa, succede qualcosa dentro di lui o dentro di noi, perché poi questa è un'altra cosa da tenere sempre molto presente, cioè che non sempre i linguaggi simbolici delle tradizioni, delle religioni, delle scuole esoteriche usano un linguaggio diretto. Spesso il linguaggio dell'esterno, soprattutto per quelli orientali, è uguale al linguaggio dell'interno, no? Quindi un film completo, pieno di un sacco di attori, di fatto parla solamente di che cosa? Di una persona, cioè di quello che succede all'interno di noi. Matrix ha un buon spunto su questo, quindi facciamo un piccolo riepilogo, lui sente che c'è qualcosa nella sua vita che non va, a un certo punto dice, ma la cosa che non va, che cos'è, che cosa non è, che cos'è, inizia a cercare, diventa un hacker del web, cerca, finché non compare lei, cioè la Trinità. Adesso stammi bene a sentire, non c'è tempo per giochini indovinelli, in questo momento c'è una sola regola, o la nostra via, o vai fuori dai piedi. Me ne vado. Aspettami, ti prego, fidati di me. E perché? Perché quello che c'è da fuori già lo conosci. È come quella strada, sai esattamente dove porta. E io so che non è qui che tu vuoi stare. Quante volte è accaduto? A noi, a tutti penso, no? Se noi possiamo tornare indietro e rivedere la sequenza dando il nome, ad esempio, non riesco a fermarla perché è una presentazione. Comunque, ci sono tre personaggi dentro, no? Vi ho detto prima. C'è una forza attiva, che è la ragazza bionda, che adesso in questo momento mi sfugge il nome, ma non è poi essenziale, che ha la pistola in mano e ti dice, le storie stanno così. Io non so voi quante organizzazioni avete frequentato, però all'inizio sono tutte molto libertarie, però arrivi a un certo punto in cui la forza attiva la senti. Dici, vuoi venire qui? Bisogna che ti metti le ciabatte di quel colore. Vuoi stare con noi? Sì, allora bisogna... Faccio degli esempi, no? Poi è chiaro che uno le può traslare in ciò che gli è successo, perché probabilmente gli è successo a tutti questa cosa.
Molte delle risposte cosa sono? Non mi interessa, non mi va. Diciamo che sono chiamate le zie del sistema. In una scuola tu trovi qualcuno che è più avanti di te che ti fa quel tipo di richiamo lì, no? In qualsiasi campo, provate a trovare voi degli esempi e poi dopo magari ci confrontiamo. Poi cosa succede? Scusate. Ma in realtà non sono riuscito a firmare. Giochini indovinelli, in questo momento c'è una sola regola. O la nostra via, o vai fuori dai piedi. Sì, un po' sconnesso. Bene, questa è la forza passiva. La forza attiva tutte le volte che dentro di noi c'è, serve per tornare al triangolo, no? Padre, figlio e spirito, sa. Che cos'è la forza attiva? Qualcosa che ci spingiamo. Non posso fare a meno di dirtelo, non posso fare a meno di rimettere a posto quel tipo di rapporto, non posso fare a meno di confrontarmi su questa cosa. È interiore, la sentiamo perché spinge, è fuoco, è qualcosa che ci muove, che ci sposta. Lui è la forza passiva, che è l'acqua, che è quella della resistenza, anche sempre dentro di noi abbiamo delle resistenze. E sono proprio le stesse forze, cioè diciamo, sono sempre forze, ma ha un sapore e una qualità diversa. La forza passiva ti impedisce di, no? Ti impedisce di. Uno scacchista, c'è una mossa che vuol fare, che vuole fortemente fare e sente che è il fuoco, e una mossa che non vuole assolutamente fare, che sente che deve stare fermo lì perché è l'acqua. No? O il contrario. O il contrario, mentre un po' lì la trovi te, il giochino lì. Però di solito, questa è una piccola nozione. Succede. Praticamente sempre. In tutta la vita, in verità, siamo sempre dentro questa condizione qui. Le cose sono due, quindi o ti arrendi a uno o ti arrendi all'altro, se no ci trovi lo spazio di mezzo che dice la strada, se tu dici di no, cioè. Un altro film da guardare sarebbe il famoso Yes Man, no? Yes Man che cos'è? Se non. Lo conoscete Yes Man? No? Sempre ne ha fatti tanti, dai, come si chiama questo che fa ridere, come si chiama? Adesso mi sfugge. Ah, sì, ho capito. Che lui dice sempre di sì, no? Che il santone dice di sempre di sì. Cioè quindi trasforma, mettiti sempre costantemente in gioco, perché il problema della trasformazione del fuoco e la trasformazione dell'acqua sono due cose diverse. La trasformazione del fuoco è il tempo, aspetta, conta fino a 10. Gli vorrei dare una pappina, scusate, cioè dei metodi un po' bruschi, ma vengo da Marco Polo, non sono proprio molto raffinato come formazione. Voglio dare una pappina in fronte, non gliela do. Non gliela do uno, non gliela do due, non gliela do tre, non gliela do quattro, piano piano quello si allenta e passa. Quando stai in una condizione dell'acqua, invece, che non ne hai voglia mezza, è lì c'è deve essere un procedimento diverso, non è aspettarlo. Se aspetti nell'acqua, ci affoghi nell'acqua alla fine. Nell'acqua c'è qualcos'altro che si chiama compromissione, cioè mi comprometto, cioè mi espongo, vengo qua davanti a qualcuno, cioè mi sono esposto perché voglio parlare di questa cosa. Quindi i modi per rimettere in equilibrio le due forze ci sono, vanno osservati, il lavoro deve essere fatto in maniera individuale, ognuno può osservare come funziona e come deve fare per mettere a posto quel tipo di errore. Ripeto, questo sono sei conferenze introduttive e quattro incontri in palestra. Quindi è una, come si può dire, una boccata, non è esaustiva questa cosa. Per iniziare a vedere queste cose qua ci vuole più tempo, però intanto ne parliamo. Abbiamo usato un altro film, che è stato The Fight Club, vi ricordate? Anche lì c'è un problema sulla bipolarità. Poi tra l'altro io se non li avete visti i film li spoilerizzo tutti, perché comunque poi quello che è importante del film non è tanto quello come un libro, non so quante volte avete riletto lo stesso libro. Hai un libro che hai letto tante volte tu? Neanche uno? Avete un libro che avete letto tante volte? C'è differenza, no? Sapete che una volta dopo che lo rileggi e dire questo non l'ho mica visto, e questo non lo sapevo, e questo non lo so. Cioè si può andare in profondità fino al centro della terra con un libro solo. Sta in noi capire qual è la nostra storia. Quindi, The Fight Club sono in due che non si conoscono, no? Anche lì, più e meno, ma quello che dicevamo prima, il simbolo dell'uguale. Poi che cosa accade? Uguale a X. Se X è meno del costo del tiro dell'auto,
Non la ritiriamo. Ce ne sono tanti di questi incidenti. Non lo immaginerete. Ma lei per quale società lavora? Una delle maggiori. Ogni volta che l'aereo si inclinava troppo bruscamente al decollo o all'atterraggio, speravo in uno schianto, in una collisione a mezz'aria. Qualunque cosa. L'assicurazione paga triplo se muori durante un viaggio di lavoro. Se siete seduti nella fila dell'uscita di sicurezza, ritenete di non essere in grado, non volete seguire le procedure indicate sul manuale, vi preghiamo di chiedere il cambiamento di posto. È una grande responsabilità. Vuoi cambiare posto? Non credo di essere la persona adatta per questo genere di cose. Istruzione per il portello a 30.000 piedi. Illusione della sicurezza. Sì, credo di sì. So perché mettono le maschere d'ossigeno sull'aereo. Per poter respirare, l'ossigeno ti fa sballare. In un'emergenza catastrofica uno fa grandi respiri di paura, montato di antieuforico, docile, lasciate il tuo destino. Guardi, Mike, l'atterraggio d'emergenza sull'acqua a 600 metri all'ora, sulla corsetta, calmi come le vacche in tu. È una teoria interessante. Lei che fa? Come sarebbe? Cosa fa per vivere? Per far finta che le interessa. D'accordo. È stata disperazione la sua risata. Abbiamo la stessa identica valigetta. Sapore. Come? Io produco e vendo sapore. Il metodo di misura della civiltà. Fu così che conobbi Tyler Darnell. Non sa che mescolando parti uguali di benzina e succo d'arancia congelato si può fare il Napoli? No, questo non lo sapevo, è vero, benissimo. Si può fare ogni tipo di esplosivo usando semplici articoli casalinghi. Su serio, secondo l'inclinazione. Tyler, lei è finora l'amico porzione sicura più interessante che abbia conosciuto. Io ho questa idea. Sull'aereo tutto è porzione singola, anche le persone. Ah, ho capito. È molto acuto. Ah, grazie. Le dà soddisfazione. Cosa? Essere acuto. Tanta. Continui pure allora. Continui pure. Ora è una questione di etichetta. Mentre passo le do il culo, poi il pacco. The Fight Club è un, questo è un film che è tutto incentrato sugli opposti. Qui tra l'altro lo abbiamo usato anche perché poi c'è tutto questo dilemma dell'essenza e della personalità. No? Abbiamo una parte dentro di noi che è la personalità, una parte che è l'essenza, che a volte non si parlano, sono abbastanza scisse. Tra l'altro vi volevo far notare anche il passaggio del cinematografico che incontra la sua parte dopo che c'è lo schianto, ci avete fatto caso, perché poi in cinematografia niente è lasciato di solito, niente è lasciato al caso. Se uno ha avuto possibilità come me, che mi hanno fatto studiare per forza, vede che le sequenze, i piani sono fatti tutti in maniera tale che comunque nel racconto c'è un metaracconto che intanto ti continua ad informare tutta una serie di cose che noi non percepiamo, però in verità ci sono. Quindi anche qui c'è una polarità. Poi che succede? Che arriva un certo punto che la polarità insomma, è fuori. Ti dai, l'hai fatto, hai parlato di me. Tyler, che cazzo succede qui? Io ti avevo chiesto una cosa, una semplice cosa, che la gente pensa che io sia te. Rispondimi. Siediti. Ora rispondimi perché pensano che io sia te. Lo sai, credo. No, non lo so, invece sì. Perché mai qualcuno dovrebbe confonderti con me? Io non lo so. L'hai capito? No. Non fare la forza con noi.
Tyler non è qui. Tyler è sparito, se n'è andato via. Cosa? È impossibile. No, è pazzesco. La gente lo fa tutti i giorni. Le persone parlano con se stesse, vedono se stesse come vorrebbero essere. Non hanno il coraggio creato di lasciarsi trasportare. Naturalmente combatti ancora per questa cosa, perciò a volte sei ancora tu. Dovremmo farlo di nuovo. Altre volte invece ti immagini di guardare me. Se questa è la prima volta a Fight Club, dovete combattere. A poco a poco. Ti stai lasciando diventare. Sì, il linguaggio è più quello del Napopolo che questo, non piuttosto che quello da Guanti Bianchi, però l'idea rispecchia anche quello che dicevamo prima, no? Le due parti, che finché non ci si mette qualcosa nel mezzo, cioè la percezione, non vengono fuori, cioè non abbiamo consapevolezza di noi stessi. Un paio di immagini, visto che abbiamo parlato anche del Truman Show. Fanno il film e te le ripropongono e ci fanno i soldi. E questo è famoso, l'allusione al padre, no? Se andate a leggere i Vangeli, il cristianesimo è tutto strutturato sul rincontro di che cosa con le parti alte di me, che dopo vedremo, no? Quindi il rincontro con la parte alta di me mi fa succedere qualcosa. Do di matto, quindi c'è qualcosa che inizia a scomporsi, cioè quindi la bipolarità costante della nostra vita inizia a scomporsi e poi lui ne viene fuori con che cosa? Con la nave che affronta i flutti, che tra l'altro si chiama Santa Maria. Sapete che invece prima è Trinità, Trinity e San, è sempre lo stesso discorso. Questo per quel che riguarda la legge del 3. Se io mi dovessero dire, ma tu del 3 che cosa puoi dire? Quello che mi verrebbe da dire a qualcuno in un momento di ultima possibilità di parlare quello che vi ho detto fino adesso. La legge del 3 si vede dentro, fuori si fa più fatica. Oppure fuori si vedono le leggi del 3 degli altri, tipo quello che dicevo di mio cognato, no? Abbiamo tendenza a mantenere una staticità e un certo tipo di cambio solo quando accade qualcosa. Finché non accade qualcosa, tutto quel cambio non viene fatto. Ciao! Ciao! Scusate, arrivato? Niente. È riproducibile con un metodo scientifico questa cosa. Ah, un'altra cosa, tra l'altro c'è anche questa piccola cosa qua, quasi tutte le scuole iniziatiche hanno tre strutture, però qua non ci abbiamo... Abbiamo una penna. Monica, io ti ringrazio infinitamente. Mi sembra che gliel'avevi chiesto quando io scrivo. Mi piace un cavo quando sono salito. Allora, fondamentalmente le strutture attraverso cui possono giungere a noi forme di conoscenza di tipo superiore sono quattro sostanzialmente. L'arte, non c'è bisogno che lo spieghi, ne abbiamo già parlato le altre volte, l'arte ha un contenuto interiore che non riusciamo bene a classificare, che però ci muove dentro, ci attrae, quindi sono tutte informazioni di campo B, come se tu ne dici la quarta via. La scienza, la filosofia e la religione. La religione ha un suo modo, se vogliamo, di porsi, perché religione vuol dire riligo, mi rilego, cioè io mi... è come se facessi un patto per tornare dove sono venuto. Per le altre due invece, per la scienza, noi in questo momento ci stiamo trovando nel metodo scientifico galileano. Perché questa piccola slide, che forse poi qualcuno avrebbe anche da dire, uno scienziato, cioè un
un accademico serio è abbastanza tirata lì. Sono dentro. Però è quello che meno male c'è. Se io dopo questo piccolo racconto qualcuno mi dicesse le prove di quello che mi stai dicendo sono i film, beh, io i film li ho tirati fuori per far vedere che comunque di solito i film che hanno un certo tipo di impatto, che interessano, che chiamano, è perché hanno strutture archetipali interne. Con le strutture archetipali interne noi, tipo l'arte, come dicevamo prima, un film è un'opera d'arte, abbiamo un richiamo che ci chiama, che ci catalizza in qualcosa di più. Oh, scusate, oggi sarà il vento, però non una grande scienza, arte, filosofia, religione. Adesso noi siamo qua. Questa è la conoscenza esoterica o esoterica. Cioè, diciamo, esoterico non vuol dire poi occulto, vuol dire che non è interessante per tutti. C'è un sacco di gente che non spenderebbe un'ora del suo tempo per venire a una conferenza del genere. Ed è lecito. San Paolo dice, tutto è lecito, non tutto è utile. In base a che cosa? In base a quello che è il tuo scopo, no? Quindi se uno scopo è avere... Buonasera. Stavo iniziando a fare disegni io, per fortuna. Adesso siamo in maniera molto connotata in questo momento, no? È quasi tutto scientifico. O è scientifico o non funziona. Andiamo un po' indietro nei tempi, se arriviamo, che ne so, il Medioevo e il Rinascimento, quello che funzionava era l'arte, in maniera molto 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 più potente della scienza. Tant'è vero che l'arte di quel periodo lì ancora influenza oggi, no? Se andiamo ancora più indietro, arriviamo alla filosofia. Anche lì il mondo ellenico probabilmente ha prodotto quasi tutti i grandi pensatori. Poi dopo c'è stata un'altra ondata, eccetera, eccetera. È una cosa che continua a girare, gira in base ai tempi, in base alle epoche. Siamo in un'epoca scientifica, tant'è vero che è stato creato il positivismo, cioè il positivismo, diciamo, in ambito universitario, quando si parla del credere nella scienza che dà spiegazioni su tutto, eccetera, eccetera, si dice positivismo, ha iniziato la propria carriera all'inizio del secolo scorso, però già oggi, insomma, iniziano già a esserci di nuovo diversi interrogativi, no, sul se poi questo dà una risposta a tutto quanto. Dà alcune risposte. Io accendo e spiego sta roba, però in verità non so se c'è qualche elettrotecnico qua dentro. Cioè, sono state dimostrate matematicamente da Maxwell, però come funziona questa roba qua ancora non sappiamo. Cioè, sì, va, funziona, però che cos'è che succede a livello atomico, eccetera, eccetera, non si sa, no? Quindi, per la legge del 3, il metodo scientifico è relativo, no? Perché se voi dite questa cosa, facciamo un esempio, se questo tipo di informazione domani la riproponete nella stessa maniera a qualcun altro, ti guardi e dice, mi stai dicendo un sacco di stupidaggini. Perché non è oggettivamente provato. Però ad esempio, conoscete Kant? Qualcuno sa più o meno che cos'è che ha detto Kant? Facciamo faccio una specie di compendio. Il fenomeno verso il numero, cioè c'è qualcosa che appare, ma che fa apparire questa cosa, c'è qualcosa dentro che la genera, che però non è conoscibile. Tant'è vero che veniva chiamato numero. La quarta via, Gurdjieff, che è, diciamo, il maestro più importante che l'ha diffusa in maggior modo nel secolo scorso in Europa, io sono sempre rimasto particolarmente legato a Gurdjieff perché ha un modo di approccio molto occidentale, molto fatto proprio per noi altri, no? Un po' affetti, se vogliamo, da tecnologia, da meccanicità, anche se ormai la meccanicità è stata trasmutata nella elettronicità. No? Perché una cosa è essere meccanico, una cosa è essere elettronico. Le password come le ricordate? Avete delle password? Cioè, metto la stessa per tutto. Tu metti la stessa per tutto. anche se è elettronico. Bellissimo, non ho niente da nascondere. Giusto. Però me la ricordo. Okay. Se no ci sono supporti tipo elettronico che ti dicono vuoi che ti ricordi le password, no? E questa cosa qua ogni giorno più ci rende più imbecilli. È perché che cosa fa sostanzialmente? Ci toglie possibilità.
no? Perché tutto ciò che è difficile, che ci complica, e noi, perché è il problema, per tornare poi a Gurgel sostanzialmente, perché? Perché la nostra società, la nostra civiltà è una civiltà di tipo tecnologico e quindi c'è una tendenza alla semplificazione della vita, che da una parte è bellissimo perché dice oh, navigatore, oh, senza marce, se vado indietro fa bip 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 bip, tanto è vero che secondo me non c'è più nessuno delle nuove generazioni che è in grado di fare un parcheggio senza un assistente, e questo vuol dire che però depaupera, perché quella capacità di capire lo spazio, chi è che c'è stato l'ultima volta all'incontro? E c'era l'ultimo, i tipi psicologici, l'abbiamo fatto, vi ricordate qualcosa? Paolo, qual è la parte di noi che si ricorda che com'è fatto lo spazio, come che riesce a mettere dentro al bagagliaio le valigie solamente guardando, oppure che ti risolve le cose così in maniera irrazionale? Irrazionale, in tutto. Incontro. No, facciamo così, facciamo più facile. Se io vi faccio i segni delle carte. Sì, ah sì, avevi detto. Dai. Fai i segni delle carte. I quadri sono il nero. I fiori. No, i fiori no. Vuoi farlo solo col rosso? No. Cuori. Non è quella. Quadri? No, quadri no, ha ragione. Fiori. E picche. Adesso fai dei bei segni che vanno nella schifezza che ho fatto io e colleghi le picche con qualcosa sotto. Se io vi dico picche tra scienza, arte, filosofia e religione, che cosa ci attaccate? Io scienza. Ma te non c'eri l'altra volta, quindi sei scusato. No, ma fatto così, come la sento io. Picche sono la guerra. Picche sono i motori. Picche è il dominio di tutte le arti, un motorio, un artista è un motorio, ha capacità di dipingere, di vedere, di traslare, poi ci sono quelle dello spazio e del tempo, la musica ad esempio è un'arte del tempo, la pittura è un'arte dello spazio, ma sono sempre comunque conglobate in quello. Andiamo avanti, i fiori chi sono? Abbiamo detto i medici, un'altra volta, uno però... Vabbè, facciamo i quadri con la scienza. Ditelo voi. Quadri e la scienza. Cosa rimane? Allora, i quadri o la filosofia? Non capisco niente. No. È normale. Okay. Non avere paura. No, perché la scienza. Non avere paura. Non ti spaventare. Ti ricorda la pistola che ti dice. No, io non ragiono con la testa, io sono completamente un pesce fuori. Col cuore, no? Beh, sicuramente sono più istintiva io. L'avevi detto l'altra volta, era di quadri la scienza, perché ragiona, la scienza va in base alla ragione, per cui... Molto di più la filosofia. Molto di più la filosofia. Sì, perché la scienza ha sempre bisogno anche di un supporto concreto, tangibile. Sperimentale. Okay. E sono i fiori. I quadri è la filosofia, i cuori è la religione. Cioè, alla fine stiamo sempre parlando di queste cose. Abbiamo detto che... le parti interiori di noi ci attraggono verso alcuni ambiti di insegnamento e ci ritroviamo spesso che nelle regioni troviamo i cuori, nel sistema pseudoscientifico ci troviamo i fiori e le picche le troviamo nel sistema. Sì. Perché tutto è riconducibile a qualcosa. Dicevamo la prima volta, no? Che è Tony Manero, lo conoscete Tony Manero? Il Fiat del sabato sera. John Travolta. Che fa? Per quello è più facile da ricordare, se io parlo di Ermete Trismegisto, voi capite qualcosa? È lo stesso, che dice uno in alto, così in basso, cioè tutto il mondo probabilmente, poi è chiaro che è una scelta di tipo anche religioso, tutto il mondo è olografico, quindi nel piccolo noi potremmo essere una cellula di un sistema, di un cosmo grandissimo, no? Ci sta. L'Adam Kadmon, il grande Adamo. Perfetto. È contento. Così smetto. Quindi siamo rimasti a Kant, per ritornare alla questione di Kant ha detto praticamente tutto quello che ha detto Gurdjieff, anzi Gurdjieff ha ridetto tutto quello che ha detto Kant dal punto di vista filosofico, quello che manca in Kant è l'idea della scala, e lo dice Gurdjieff. Perfetto, numero lo vedo, quindi scientificamente posso fare un qualcosa su questo ambito qua.
il noumeno non lo vede, quindi come posso fare a relazionarmi? Kant l'aveva spiegato molto bene che la cosa in sé è inconoscibile, la cosa che aggiunge Gurdjieff, questione di scala. E ritorniamo, quindi questo è il 3. Per me il 3 è finito, se avete delle domande... No, in che senso è la questione di scala? Non ho capito il finale. Che tutto è rapportato in una scala. Cioè, in Kant non c'è un'idea olografica del mondo, cioè del sopra e del sotto. Sì. Ah, Kant poi era fino al Settecento, adesso voglio dire. Poi magari c'è stato qualche altro filosofo che invece ci è arrivato, no? Magari Hegel, magari, ad esempio Hegel, non vi vorrei far addormentare tutto. Però Hegel, la legge del tre ha spiegato. Sostanza, perché quando noi diciamo antitesi, sì. Bravo, tesi, antitesi e sintesi è sempre la famosa legge del tre che ritorna, però un pezzo te lo dice uno, un pezzo te lo dice l'altro. Se prendi Kant e ci metti il concetto di scala, cioè quindi di orografia, quindi quello che è sopra ci deve essere anche un rimbalzo sotto, hai una possibilità in più di cercare di comprendere. Ma perché non l'abbiamo fatto prima? Abbiamo aspettato tre volte. Ho fatto questo perché io dicevo anche nel movimento triadico ascendente, tesi, antitesi, sintesi. Hegel. Però anche. Questo non è Hegel, questa è la scuola. Se sei troppo annoiata, a me farebbe molto piacere avere un. Degli spot con te. No. No, qua, è qua. Io vengo dalla Pescarola, hai capito? E come no? Conosco no. Benissimo. No, io sono andato in via del traghetto, sai dove è via del traghetto? No, io so. Della Pescarola devi andare un po' più avanti. Sì, però Marco Polo lo conosci molto bene. Ma che muri. Allora te sei già alta, sei no, è che per me è un concetto assolutamente opposto a come la penso io, ma non è che lo ritengo sbagliato, è semplicemente un approccio assolutamente. Hai sbagliato conferenza. No, ma io vengo sempre perché io sono molto aperto e ascolto tutto e tutto. Però l'altra volta ne avevamo parlato. Ma io non lo so, non c'ero. Mi fai 12 quadratini delle casche. Scusa, quante conferenze hai già fatto su queste cose? 12 quadratini in un altro foglio. Questa è la quarta? Ah, o la quinta? Infatti lo vedete, ho visto dei volti modi, cioè facciamo quello che è possibile, cioè per quelli che. Io vado col Vangelo da questo punto di vista, l'ho imparata lì e non me la sono più tolta. Che a chi ha verrà dato e a chi non ha verrà tolto quel poco che ha. Quindi se uno si presenta qua che non ci capisce niente, no, io quella roba lì non ci guarderò mai più. No, se invece hai, puoi capire qualcos'altro in più. Prima non sapevo qua. La questione è che noi siamo strutturati in maniera su diversi piani, capito? Abbiamo un piano istintivo motorio, un piano emotivo e un piano razionale. In base alla famiglia, quindi il DNA. In base ai tuoi primi 7 anni di vita, quindi se in quella famiglia hai avuto affetto oppure hai avuto contrasto, dipende da tutta una serie di cose. Gli altri 7 anni, cioè quindi dai 7 ai 14, ti sei confrontato con il resto delle macchine e dico scusa, ma tu questa cosa qua come la risolvi? Ah, io chiamo il dottore. Nel tempo ha prodotto che cosa? Che tu stazioni soprattutto su alcune parti di te, come se noi fossimo un palazzo con 12 stanze e ne conosciamo 3, 4. Diamo delle risposte costanti con che cosa? Ad esempio con l'affettività, col sistema emotivo. Ho un problema, lo risolvo. No? Gli emotivi, mio figlio è un emotivo, quando c'è un problema cosa fa? Tira sul telefono e lo chiede a qualcun altro. E? Lo chiede a qualcun altro. Relazione. Un emotivo, lo vedi, se noi avessimo la possibilità di fare un periodo assieme a lavorare, a murare o non so, di sudare un campo, si vede molto bene perché appena arriva la pausa del tavolo, di cui parleremo tra poco, nelle persone, vedi subito come cercano di riempirlo. La pausa del tavolo per me era, quando facevo l'università, il frigorifero. No, ma dico, ma è giusto, no? Ma certo, sto descrivendo! Ah, no, sto no, descrivendo! No, perché non avevo capito. No, Paolo, se tu volevi dare un tuo giudizio, che accettavo comunque, ma non ero d'accordo, oppure... No, il giudizio non è quello, è che ti dico che in un palazzo... Cioè, è normale che le persone facciano così. Certo, è la confusione, abbiamo parlato prima, la confusione delle lingue è stare sempre nella bipolarità. Vuol dire che se tu in un palazzo hai 12 stanze, ne usi 3, perfetto, va bene, però poi tu sei questo, capito? Poi non è che ti dirà, però non riesco a fare questa cosa, non riesco a capire quest'altra, non riesco a fare un piccolo passaggio, non mi riescono a dare l'aumento, non riesco a portare tanto. Ma esistono le persone universali. Ma come no? Ma come dai?
Questa è una. Okay. No, vabbè, sono. Allora aspetto, ho esagerato. Bravo, bravo. Diciamo, ce ne sono pochi. Bravo, bravissimo. Giusto. Questo è Pitagora. Questo vi ricordate è a Roma, le stanze vaticane, in cui c'è la scuola d'Atene, ci sono tutti quanti, questo è Pitagora. Perché Pitagora? Perché Pitagora, la cosa che aveva, non aveva capito Kant, l'aveva capita già prima, che lui era il padre della legge di ottavo. Vi ricordate la paperina, la matematica? Non ce l'ho questa volta, dobbiamo andare a spolverare. Lui si è accorto, vuole fare un disegno che spiega la legge di ottavo? Ti promuovo subito a conferenziere, ti lascio il posto e... Parla allora, un po', va, vediamo. Facciamo così. Sto pensando se lo vedo quello. Questo praticamente è una, un diagramma vettoriale. Un diagramma vettoriale che mi dice, facciamo un piccolo esempio, perché se non riusciamo a prendere degli esempi pratici, facciamo fatica a comprendere. Un lavoro. C'è una cosa che abbiamo sempre voluto fare. La dieta. Faccio un esempio, la dieta. Voglio fare la... Io tra l'altro ne avrei anche bisogno. Voglio fare la dieta. Che cosa succede? Che dentro di me c'è un momento, questo non so se voi l'avete percepito, dentro di me c'è un momento in cui io sono ligio. Ligio. Di solito si chiama do, re, mi. Quando arrivi al mi fa, avete esperienza di musica, qualcuno conosce un po' la musica? Si chiama semitono. Succede qualcosa. Che bella la dieta, che bella, già mi hanno detto che sono dimagrito, che sono così bello, tant'è vero che me l'ha detto Antonella, stasera vado a cena con lei, a mangiare le tigelle con... capite com'è che funzioniamo? Funzioniamo in quella maniera lì. Poi a me non succede questo, sì, perché... Ce l'hai ancora la pagina? Sì, non la sto cambiando. Sì. Ciao, accomodati. Ciao. Questo, cioè la dieta, ho fatto un esempio per fiori, voglio arrivare a quell'obiettivo, voglio guadagnare di più, ci mettiamo quello che però guadagnare di più è già compromessa con questo. Qualcuno ha un desiderio, aiutatemi, che volete fare nella vita, che fate? Voglio mettermi a lavorare per conto mio. Ci siamo. Okay. E ci provo, ci arriva un certo punto in cui per andare avanti in quella cosa lì deve subentrare qualcos'altro. Nello schema, che cosa dice? Guarda, io vado avanti, però c'è un punto in cui sono morto, cioè il semitono, l'ottava, mi toglie praticamente dietro la spinta della forza attiva che dicevamo prima, quella che ti spinge, dice sì, a un certo punto te la toglie. Quella cosa succede che la direzione viene perduta nel semitono, poi viene di nuovo riattaccata la forza e ti ritrovi a fare una cosa che è in antitesi con quella da cui eri partito. Questa è la descrizione dell'umanità, di noi tutti. Quelli che invece qualcosa hanno combinato, e poi qua allora sì, mi dovete iniziare a fare tutta una serie di domande che se non fate io chiudo e vado via. Quelli che hanno combinato qualcosa di questa cosa qua la sapevano. La sapevano. Cioè che a un certo punto c'è qualcosa che cala dentro di noi, nella nostra interiorità. Perché? Perché siamo fatti così cosmicamente, siamo strutturati così. Ok? Domande? Non mi torno. Avanti, vai di più. Aspetta, ci sto. Va bene. No, perché tu hai detto così in alto come in basso, se quella legge che dici tu, la legge dell'ottava, è valida anche a, diciamo, a livello universale. Quindi comunque la rebook c'è. Come fai a... Sei bravo Paolo. Sei... Come fai a... Allora, come filosofo ti assumerei quadri su. Sono... No, qua è il tuo posto. Questo è il tuo posto. Ma lo sai. Ecco, questo micro corso serve per iniziare a capire. Alla fine, se voi guardate l'ultimo incontro, si chiama il punto nave vuol dire, e mo? Ci chiudiamo, ci fermiamo, ognuno va per la sua strada sperando che qualcosa del punto nave l'abbia portato a casa. Punto nave, sapete che cos'è? Si fa in marineria. Cos'è? Dove sei, dove vuoi andare, come si fa ad andarci. Ok? Ti posso fare io una... Dai!
tu hai chiesto, cioè hai chiesto a tutti chi è diverso, perché sapeva, conosceva, sì. È una conoscenza consapevole o inconsapevole? Cosa intendi? Bene, molto bene. Cioè agita volontariamente o sei agito molto consapevole? Molto bene. La risposta è questa, perché quasi sempre qualcuno dice guarda che non è vero, ci sono certe cose che io l'ho portato a termine. Ed è vero, è che nei buchi, nei famosi buchi, entrano quello che dal punto di vista astrologico si chiamano pressioni cosmiche, cioè che non sono state decise da te in maniera consapevole, che stai vedendo che lì c'è il buco, ma ti è andata bene perché la pressione cosmica ti ha rimandato avanti per la stessa cosa. Cioè è come se ti sposta, ma ti sposta per fortuna, perché come dicevi tu, perché se è così, sì. Il basso è uguale all'alto, quindi dall'alto entrano le energie, capito? Uh-huh. Quindi se, infatti ci sono, penso che sarà, penso di tutti, è manifestazione in tutti, che ci sono certe cose nella vita che volevate fare e non c'è stato verso. Quindi non è un buco, è una trottola. È una specie di trottola in cui entrano altre energie. Dopo vediamo, dopo lo vediamo proprio. Nella nostra vita ci sono state delle cose, cioè, ad esempio c'è stato un periodo che volevo fare il politico e mi ero appassionato a questa cosa del politico, ci ho messo sopra del tempo, delle risorse, non c'è stato verso, non avevo capito, c'era bla 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 bla. Invece c'era degli altri che volevo fare il padre, ne ho tre di figli, per dire. Esattamente, poi quindi qua c'è proprio la connessione con quello che chiami fatto, con quello che chiami sopra, con quello che chiami religione, con tutta una serie di cose che però hanno una struttura matematica. Perlomeno Gurdjieff ha dato un grande, e soprattutto Spence, gli ha dato un grande contributo su questa cosa qua. Legge divina, si parte da lì, poi ci sono innanzitutto, come tutti gli insegnamenti, dentro ci sono degli errori, perché l'errore è l'unica cosa che ti fa ragionare, che ti fa riflettere. Quindi si inizia studiando quel tipo di processo, dopodiché uno va a affinare, perché adesso siamo nel terzo millennio, ad esempio, non siamo più nel 1918. Questa cosa della legge d'ottava, cioè, quindi c'è una parte che è il macrocosmo. No? Proviamo a fare anche un diagramma di... Cambia pagina. Sì, si cambia pagina e fammi 7 cubetti dall'alto verso il basso. 7 fondi, non so se si possa scrivere dentro un numero. Cubetti o tondi? Fondi. Però scusa, quando entri nella trottola non abbiamo finito il ragionamento, io sono... No, ma stiamo, è olografico, ah, ci, okay. ci stiamo ritornando di nuovo. Cioè così? Sì, dall'alto verso il basso, 7. Più grandi, più piccoli, uguali. Il primo ci scrive uguale, il primo ci scrivi assoluto oppure uno dentro, anzi scrivici uno dentro. Ah, una cabala ti... No, uno. Poi mi fai un pallino sotto, verso il basso, e a fianco di uno ci scrivi assoluto. La magia. Ah, lì ci scrivi tutti i mondi. Poi nel 3 ci scrivi tutti i soli. Il sole, i pianeti, la terra, e nel 7 c'è la luna. Questa è la costruzione di un raggio di creazione. Io non vorrei confonderli più di tanto, non vorrei aprire troppi parentesi, però l'idea da cui tutto scaturisce, la legge del 7, abbiamo fatto il 3, abbiamo detto, no? Il 3 è finito e iniziamo col 7. Tutto ciò da cui scaturisce questo. Questo tipo di modo di pensare era già conosciuto, per esempio Pitagora l'aveva già usato. Cioè non c'è una grande novità in questo. La novità subentra proprio nei buchi. Mi se qua ci scriviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si fa il dormi tra il 3 e il 4 che fa?
questo è come in qualche maniera a quadri nuovo c'è assoluto di nuovo. Tutte queste cose le potete trovare, lo abbiamo detto, in frammenti di un insegnamento sconosciuto, che siamo il libro di riferimento della quarta vita. L'altro assoluto, questo non è Dio, attenzione, questo è un altro distinguo che bisogna fare. Spesso le religioni non si rivolgono a questo, all'assoluto, ma si rivolgono a Dio, che è un'altra cosa. Dove è il Dio? In questo tipo di schema non c'è. Però c'è lo schema, eccolo a fianco. Questo è il primo, l'assoluto, il macrocosmo, questo è lo schema. No? Poi c'è il microcosmo, noi ci occuperemo del microcosmo dopo per cercare di spiegare la legge del 7. Dio, spesso, l'umanità quando è che la chiede, la intercede, prega, sente? Spesso, poi, come diceva Paolo, non tutti gli uomini sono uguali, sono di quelli che riescono a pregare Dio in maniera costante senza bisogno che ci siano delle pressioni, degli attriti, no? L'umanità prega Dio quando ha bisogno di cose, di trasformazione della materia da un piano all'altro, sto stringendo molto, ma fa che cerchi lavoro, fa che cerchi lavoro, fa che trovi il lavoro, la malattia, mio padre, mia madre, i miei figli, il genere umano, la vita. Queste sono tutte istanze di tipo relazionale in rispetto a quello che è la nostra vita materiale. Quindi, per quello che riguarda il Dio delle regioni, è un qualcosa che sta dentro di noi, ma è più alto di noi. No? Gesù lo chiama, sono connesso con mio padre. Vi ricordate l'albero sefirotico? L'abbiamo usato diverse volte. E l'albero sefirotico ti dice, guarda, in verità siamo fatti di ciccia, ma c'è tutta un'altra parte sopra di noi. No? E quando ti riferisci a Dio, in verità, poi ognuno lo può pensare come vuole, non voglio essere l'ennesimo eretico, però non fai altro che riferirti a essenza che è più alta di te, ma sei te, sostanzialmente. Non so se ti ho risposto, se hai compreso. Nelle religioni c'è sempre questo problema qua. Inizia dicendo Padre nostro. Vai a vedere perché qualcuno in qualche momento ha detto guarda che non era Padre nostro, ma era Padre mio. Non è uguale, eh? Non è la stessa cosa, vuol dire che ognuno ha un padre a un certo livello. Questa è un'altra cosa, questo è quello che contiene tutto. Ma io, cioè, questo è banale, se noi rifacciamo di nuovo, tu sai in questo momento come sta la cellula che sta sopra l'epitelio vicino alla tua unghia del piede destro? Ne hai consapevolezza? No. Tu hai consapevolezza di quella cosa lì solo quando ti fa male. Ti ricordi? In palestra, c'eri in palestra, non c'eri in palestra, non c'eravate nessuno. Non di paralleli, ma benissimo. C'è chi vuole la conferenza, c'è chi vuole la palestra, la contentiamo tutti. Questa è la cosa importante di questa cosa qua, non tanto, però è la quantità di leggi. 3. Si dice qua, 3. Viviamo in un posto in cui comunque ci sono almeno 48 leggi a cui sottostare, se consideriamo che c'è un assoluto in cui invece che non ha bisogno di leggi. Non è un posto estremamente vantaggioso, ma già siete sposti da qua. Avete mai sentito parlare di mondo? Siete esoteristi di professione? No, conoscete? Viaggio astrale. Viaggio astrale, corpo astrale, tutto l'astrale. Stavo sognando, ho visto come stava mia madre, stavo bene, tutto a posto. Ho sognato che mia nonna che mi diceva, Marco, qua si sta bene, come di là, più o meno, stiamo parlando sempre di questo, 24 leggi. Cioè l'idea del... Questi due quelli fotografi. Troppa tecnologia. Fotografiamo. Siete già ripresi. L'idea
di poter fare cose assolute, strane, particolari, che tutti abbiamo, perché chi più, chi meno, se ti sta per suonare il telefono te ne accorgi prima, eccetera, eccetera, è perché comunque è un vincolo con un minor numero di leggi. Il mondo dei pianeti ha un numero meno di leggi. Però noi abbiamo fatto una specie di, vedete che è una specie di traiettoria per la conoscenza. Negli altri, qua ci volevo un mazzo di carte, con un mazzo di carte vi potevo far vedere un giochino come si capisce bene questa cosa. Questo serve per poter capire come si fa a traslare dal basso all'alto verso di me. Potevamo fare la stessa cosa con l'assoluto è Bologna, ok? Tutti i quartieri di Bologna, ok? Tutte le strade di Bologna, il mio quartiere, le vie del mio quartiere, il mio indirizzo, la luna, quello ci arriviamo un'altra volta, però è lo stesso tipo di... Questa è scienza o è filosofia, Paolo? Ma scienza no. Questa è filosofia, questa è tutto mente, e qua non c'hai qualcosa di... No, scusami, ma però questo non mi torna, perché... Bravo, ipotesi, tesi. Ma di tu dove sei? Cioè, tu, cioè, allora, noi viviamo su questa cosa qua. Sulla Terra. Noi viviamo sulla Terra, vediamo una cosa grande, che poi qualcuno ha detto che probabilmente una cellula si guardasse da, una cellula dentro si guardasse verso su, l'idea sarebbe più o meno quella dei punti di grande energia, dei punti di grande energia e tutto il resto buio. Non sto adesso a dirvi che spazi dentro di me che sembro pieno, che spazi vuoti ci sono. Cioè noi vediamo delle cioè vediamo una porzione del visibile piccola, udibile piccola, e tutto il resto è spazio che, di cui non abbiamo un'idea, probabilmente etere, probabilmente Marconi, no? Sapete, parte da qua, è partita da qua quel tipo di rivoluzione, le onde erziane, il primo che poi le ha viste. Ma perché non ci fermiamo al sesso? Del 7? Che senso? Perché c'è qualcosa che è anche più degradato di noi. Più degradato. Più degradato. C'è parte della creazione che sta in una condizione peggiore di noi. Un sasso. Un sasso. Prova a pensare a un sasso che è vivo, che ha tutte queste molecole, particelle, che c'è un caos dentro, pazzesco, pazzesco, però non riesce a fare così, così, senza qualcuno, cioè, capito? Cioè, c'è una parte anche della creazione che sta sotto di noi. Ci fermiamo lì. Facciamo un esercizio. E quindi? Io però ritorno sempre lì. Tra il 3 e il 4, come fare? Cosa fare? Guardiamo di qua. Questo è l'Enneagramma. L'Enneagramma è stato ridivulgato la prima volta da Gurdjieff in Europa. È stato pubblicato questo nel 1949 e dal 49 ad oggi tutti in qualche maniera stanno provando ad usarlo e vedere il funzionamento. Poi dopo vi spiegherò il perché. Questo è il funzionamento di una macchina ordinaria, cioè un obivate, come dicevano i russi. L'obivate vuol dire buon padre di famiglia, una persona qualunque, no? Con caratteristiche, perché un buon padre di famiglia, ad esempio, sa che non può sperperare tutto il denaro perché deve dare da mangiare qualcun altro, sa che deve fare un minimo di economia, sa tutta una serie di cose. Diciamo che è l'uomo medio, senza eccessi. Oggi i padri di famiglia se ne trovano sempre di meno, quindi l'uomo medio, ma per il discorso che facevamo prima, no? Per il problema della tecnè. Quindi senza nessun tipo di conoscenza funzioniamo in questa maniera. Questo è applicato a che cosa? È l'uomo senza qualità, di così. Sì, diciamo che è la macchina vivente, è una macchina vivente, che va a lavorare, si alza tutti i giorni, eccetera, eccetera. Che cosa possiamo dire di questo diagramma? Innanzitutto che l'unica cosa che ha messo sul diagramma Gurdjieff personalmente sono gli idrogeni, no? Io lo so che è complicato, quindi i fiori, le picche, e poi dico, ma perché mi sta dicendo tutta sta roba? Invece magari un quadro dice, no, ma questa è una roba interessante, perché mi sta... però questo è un sistema per poter portare la magia, per fare magia concreta, cioè per portare su diverse scale le cose, capire che cos'è il fuoco, capire che cos'è l'acqua, e più o meno ci siamo dal punto di vista non scientifico, ma se vogliamo pseudoscientifico, parascientifico. Filosofico.
Filosofico. Ingeriamo, allora, innanzitutto questo è un diagramma di salita, quindi presuppone che l'uomo sia decaduto. L'uomo sia decaduto. Ma questo decaduto non vuol dire che prima stava con un fascià. Prima viene da una condizione, come abbiamo visto prima, no? nella scala, diversa. Poi a un certo punto si ritrova sul pianeta, quindi sul pianeta ha un veicolo, ok? Quando ci incarniamo abbiamo un veicolo, mangiamo, beviamo, discutiamo, eccetera, eccetera. Il Do 768 è quello che noi mangiamo, ok? Puoi capire... Scusa, 768 cos'è? Ma veramente cos'è? È un idrogeno. È presente quelli che abbiamo appena iniziato a parlare, è molto complesso. Poi magari una volta l'idea degli idrogeni le possiamo andarci un po' più nel profondo. Però diciamo che quel 768 viene fuori da quella catalogizzazione che abbiamo fatto prima sulle leggi. Però se tu prendi le leggi, gli attacchi alla la legge del 3 vengono fuori degli altri numeri, che in questo momento non possiamo affrontare. Però lo possiamo iniziare a prendere per buono, anche perché è un libro del genere. Certe cose le devi conoscere pian piano, tabaccarti. Io sono ad esempio 15 anni che me le vado a rivedere ancora, e ancora questo passaggio qua non l'ho capito. Poi ci sono delle cose che non ho capito. Cioè, so che quella cosa lì l'affronto col fuoco, uso il fuoco. So che quella cosa lì mi serve l'acqua, uso l'acqua. Dove? Negli intervalli. Negli intervalli, sono qua. Oh, arriviamo. Quindi nell'intervallo devo scegliere uno dei tre. Allora, nell'uomo funziona così, questo è cioè quello che mangiamo, questa è l'acqua. Sì. Quello che mangiamo dentro il nostro corpo a un certo livello diventa acqua, liquido, ok? Questa 192 è l'aria, quello che è diventato liquido, che poi dopo va verso il fegato per essere assorbito, va verso uno stato più tipo molecolare dal punto di vista gassoso, ok? La trasformazione non potrebbe andare avanti, perché qua c'è il buco, Paolo. Come può andare avanti? Con la respirazione. Noi facciamo delle due cose, mangiamo e respiriamo. Qua c'è tutto il perché molte delle idee moderne, new age, prendete quello che volete, basano molto sulla respirazione, no? Danno molti esercizi, il rebirthing, chi più ne ha più ne metta, sulla respirazione. Unica cosa che è molto pericoloso, perché chi non conosce gli effetti della respirazione può produrre degli effetti sbagliati nelle persone, anche lo yoga, cioè sono cose che vanno, quando ci si affida, che ti dicono: no, Matteo, non ti preoccupare, quando sei a casa fatti 10 cicli di pranayama. Sì, rischio un embolo. Dipende che tipo sei, da come, cioè, prima di dare un esercizio del genere, uno dovrebbe, almeno io non lo farei, ecco, cioè voglio dire, è molto particolare. Bene. L'aria che entra nei nostri polmoni cosa fa? Può far passare questa, la seconda ottava, due ottave, uno shock naturale. Ragazzi, se è troppo pesante fermatemi, lo facciamo un'altra volta. Se invece riuscite a capire qualcosa andiamo avanti. Il respiro che butto dentro di me permette al cibo che mangio e alla respirazione di che cosa produrre quantità interiori sempre più fini, che sono collegati con gli altri mondi. Che sono collegati con gli altri mondi. Tutto il lavoro dov'è che inizia? Da questo secondo shock, che questo invece non è naturale. Cioè il pianeta ci consegna come macchine fino a un certo punto. Noi assolviamo un qualcosa per il pianeta. Che cosa facciamo come per il pianeta? Trasformiamo le energie che vengono da fuori e da dentro. Noi, gli alberi, gli animali, siamo un sistema di trasformazione sull'ottava, ma questo è il compito cosmico. Poi all'uomo è data la possibilità di innalzarsi, di crescere, di evolversi attraverso che cosa? Conoscenze, e il diagramma viene trasformato. Quindi aria, non l'ho detto prima, 96 il fuoco, corpo eterico, tutto ciò che dentro di noi è collegato comunque con un certo tipo di energia, quasi tutto è dentro al sangue, no? Perché il sangue è così importante, il patto di sangue, eccetera, eccetera, sta qui. Però è automatico, è spontaneo, è tutta l'altra volta, tra il 3 e il 4. Sì, allora torniamo indietro, questo è come noi siamo fatti normalmente. Normalmente ti dice da quello che mangio, come lo trasformo, da quello che respiro, come lo trasformo, da come percepisco il mondo, come lo trasformo, arriviamo qua che è
posso creare. Potere creativo. Quindi, digestivo, respiro, fuoco, impressioni. Al 48, con il 48 si discutono le impressioni. Cioè tutta questa sala, questa cosa... Perché siete venuti qua questa sera? Cosa cercavate? Ve lo dico io, impressioni. Impressioni. Il conoscere, il sapere, l'odore, il colore, tutto ciò che ci circonda ci alimentano fortissimamente. La quarta via ha sempre sostenuto che, contrariamente a quello che dicono ad esempio i vegani, il cibo più scarso è quello che mangiamo. Quello un po' meno scarso è ciò che respiriamo, quello che è assolutamente prezioso sono le impressioni che riceviamo. Ma questo, se non hai un addestramento che ti costringe a vederlo tutti i giorni, no? Un'impressione è che è solamente uno screzio. Avete mai visto quanta energia buttiamo via quando ci arrabbiamo? Quelle sono impressioni. Stiamo parlando sempre di impressioni. Quindi da qua, nella macchina umana, passa al non intellegibile. Cioè non lo vediamo più, ma lo percepiamo. 48 sono i pensieri. 24 sono le emozioni. 12 è il centro istintivo. Scusate, istintivo, energia sessuale. Qua dentro c'è la nostra capacità di creare qualcos'altro. La nostra macchina è stata dotata di energia per poter fare un'altra vita assieme a un'altra macchina. Basta? Domanda. Usiamo la legge per il 3 per questo. Basta un'altra macchina per fare la vita oppure bisognerà fare qualcosa prima? Ai figli? L'atto sessuale. C'è sempre un qualcosa. Atto sessuale, tra l'altro, che se uno avesse la pila per andare a misurare che cosa succede in quel momento, vedrebbe che gli electron volt che ci abitano vengono completamente cambiati. È come se in quel momento lì non sei tu, è qualcosa più alto di te che lo sta facendo. Capite? Solo in quel momento, solo nel momento dell'orgasmico c'è quel cambio. Tantra, 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 oppure posso, se vuoi, dal punto di vista scientifico ti direi Reich. Vai a leggere quello che ha scritto Reich, il babbo della bioenergetica. È il primo che ha studiato in maniera concreta quello che avviene in quel tipo di caso. Tutto il discorso Freud, il complesso di Edipo, libido, sessualità, sta tutta qua, tra qua e qua, tra le emozioni e quello che noi riusciamo a produrre dentro di noi. Quindi l'enneagramma in verità dà la spiegazione di tutto, di tutto. Si tratta di riuscire a mettere, come poi sentiremo le parole di, no, sentiremo, leggeremo le parole di Gurdjieff, leggerò io. Il simbolo che prende la forma di un cerchio diviso in 9 da punti collegati tra di loro in un certo ordine da 9 linee esprime la legge del 7 in unione con la legge del 3. L'ottava comporta 7 toni, di cui l'ottava è la ripetizione del primo, con i due shock addizionali che colmano gli intervalli mi e fa si e do. Vi sono dunque 9 elementi. Immaginato nella sua struttura integrale più complessa di quella che è stata appena mostrata, questo simbolo è un'espressione perfetta della legge d'ottava. Tuttavia, questi dati sono sufficienti a farci vedere le leggi interne di un'ottava e indicare un metodo di conoscenza della natura essenziale di una cosa esaminata in se stessa. Presi isolatamente, l'esistenza di una cosa, di un fenomeno che si esamina, è il cerchio chiuso di un processo, di un eterno ritorno, che si svolge senza interruzione. Il cerchio stesso è il simbolo di questo processo. I punti che dividono questa circonferenza simbolizzano le tappe di questo processo. L'insieme del simbolo è Do. E quanto questo Do ha un'esistenza regolare e compiuta, è un cerchio, un ciclo infinito. Cioè lui sta parlando di questo, no? Di questa cosa qua. Questo è come si svolge tutto l'ottava. Voglio iniziare a lavorare per conto mio. Trovo il mestiere da fare. Cosa mai la nostra vita? Cioè, no, ma e se viene interrotto? Cioè, uno, cioè, non la compenso, cioè, uno muore, che so, è 10 anni. Non funziona per lui come lo so. Devi prendere 10 anni e vedere quello che è successo dopo 10 anni. E quindi dopo che si comprende cosa si attiene con lo spirito, cosa succede? Passaggi di mondi superiori. Sì. Ci arriviamo pian piano, cioè, gli ultimi slide parlano di quello. Quindi, rifaccio l'esempio. Cosa ti dico? Dimmi.
l'ideale come anni qual è di questo, per completare questo giro? Ma se alcune cioè, la media, alcune discipline dicono che non basta una vita, non basta. Tra l'altro noi abbiamo una quantità di vita scarsa. Cioè per fare un lavoro del genere ci vuole energia, ci vuole tanta energia. Noi viviamo in media 80 anni e gli ultimi 20 ospedalizzati, più o meno. Quando invece più o meno. Cioè, no, sei un'operatrice del ospedalizzati, ho detto, per quello. No, però ospedalizzato secondo me è anche che tu vai dal medico e ti dice prendi questa, capito? E dai 60 in poi vedo che gente che non funziona così c'è poca. E quindi il problema è che il nostro problema è tipo energetico, quello che dicevamo prima, che la tecnologia ci toglie un sacco di possibilità, che ci toglie a noi energia. Ci sono discipline che dicono che una vita così non basta. Perché la Bibbia parlava di 120 almeno anni dell'uomo, anche poi. Quindi la mia domanda è prima, se sapevo questo non te la facevo. Sì, però voglio dire, anche a un bambino di 7 anni succede. Certo, se ha avuto un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, 6 anni, 7 anni, cioè quindi qualcosa gli si sta compiendo, no? E poi che cosa succede? Che poi passa oltre, ma noi oltre l'abbiamo fatto vedere prima, quello che si dice in modo astrale, eccetera, di cui non abbiamo nessun tipo di prova certa. Abbiamo così dei racconti, qualcuno ha detto. Cerco un lavoro, cosa so fare? Il mio maestro mi diceva, voglio mettermi a lavorare da solo, gli dice, sì, ma che sai fare? Non so fare niente. E per me so fare le porte, bene, so fare le porte, inizio a fare delle porte, però non riesco ad andare a lavorare da solo. Se non arriva qualcos'altro che mi fa proseguire nella cosa, un amico che mi compra 10 porte, sto facendo degli esempi. Cioè dipende da me. Dipende da questo. Sempre dal famoso caso. Dall'esterno. A meno che tu ne inizi. Gurgel, adesso questo non saprei dirti, non saprei dirti dove esattamente, però ti dice: guarda, che più aumenti la tua consapevolezza di quello che stai facendo, cioè la tua presenza, meno dipendi dall'altro sistema. Ah, ecco, mi hai risposto. Grazie. Cosa vuol dire essere consapevoli? Vuol dire essere meno allacciati ai sistemi, vuol dire essere meno influenzati. Per alcune persone devono leggersi l'oroscopo tutte le mattine, sì. Sì, per tutte le persone no, perché se hai un certo tipo di quantità di attenzione, vi ricordate l'attenzione, l'abbiamo detto l'altra volta, l'attenzione è come il salamino, è come la Nutella, la cioccolata, ce n'hai un pezzo di attenzione, quella è di quella giornata. Se hai un tizio che ha 180 di attenzione, beato te, se hai un tizio che ce ne ha 12, mi dispiace, ma sempre quella hai, quindi se tu i 12 la usi, che ne so, per vedere, per stare su Facebook, cosa rispettabilissima, non ne hai poi per fare il resto. Quindi in tutto questo meccanismo, tu per riuscire ad arrivare a metterti a lavorare di questo devi sapere già tante. Devi sapere già tanto che quindi l'attenzione è, vuoi metterti a lavorare da solo, devi sacrificare che non vedi più gli amici. Cioè sto parlando di cose ovvie, però sto cercando di spiegarle di sopra. Okay? Questo vuol dire incrociare una scuola. Vuol dire, è uno shock, il primo shock cosciente di lavoro, per che cosa? Per riuscire a cambiare se stesso. Perché uno dice, arriva di io così non mi vado più bene, oppure mi vado benissimo, voglio di più, oppure così non mi vado più bene, voglio cambiare qualcosa. Questo è l'appuntamento. Quindi tutto quello che riguarda la consapevolezza, l'impressione, quindi se voi andate a vedere qualsiasi tipo di religione, di scuola, lì ci mette tutta una serie di cose importanti. Ce ne sono di quelle che sono forse addirittura troppo, castità, no? Castità, sistema cattolico, ad esempio, cosa fa? Ti fa lavorare con questa parte energetica, che è una parte, però non dà sempre dei buoni risultati, perché poi dopo aumentano i pedofili. Invece magari in una scuola che c'è un certo tipo di consapevolezza, dice quella roba lì non toccarla ancora, devi solamente guardare. Guarda, prima inizia a fare qualcos'altro che è il ricordo di se stessi. Consapevolezza di sé. Abbiamo dato delle ottave. Come si fa a ottenere più consapevolezza di sé? Con le ottave. Ti do un esercizio, te lo do io. A me me ne hanno dati. Giusto, sbagliato, che ci faccio, non ci faccio, sono divento più bello, divento più magro. Servono solamente per guardare. Se guardi per un tempo la tua attenzione aumenta. Aumenta e quindi questo inizia a crearsi. Questo sono i misteri minori, se volete, questi sono i misteri maggiori. Per questo, che cosa succede dopo è la grande incognita di tutto, cioè cosa c'è dopo quella cosa lì,
l'aldilà, le religioni, di fatto, le religioni, oltre che darti un, ce lo scordiamo, forse noi ce lo scordiamo, oltre che darti un comportamento sociale, per noi c'è rimasto solamente quell'idea lì, però in verità ti danno un comportamento sociale perché poi nell'altra, scusa posso, wow. Si presume che l'altra vita sarà qua, a questo livello qua. Quindi il tuo addestramento qui serve per ottenere qualcosa di là. Tutte le religioni fanno così. Anche quelli che, scusate, che ti dicono guarda, devi fare assolutamente questa cosa, quando se vai in mezzo a tutti tira il cordino, quelli che vengono mandati lì è perché dall'altra parte dicono che avranno tutta una serie di cose. Quindi è anche oggettivo dubitare che dall'altra parte non sia uguale per tutti, no? Questa il fine della nostra vita non è c'è vivere qua, c'è arrivare alla pensione. È l'inizio. È l'inizio. Però proprio questa società che invece ha pensato, è tutto quello, è solo quello, capito? È lì il problema, il misunderstanding è proprio su quella cosa lì. Che ormai l'idea di passare 60 anni tranquilli, senza problemi, con la macchina, il frigorifero, l'aria condizionata, gli amici, l'amante, le zie. Che poi alla fine ce ne andiamo, cioè iniziamo, poi ce ne andiamo. Quindi quando moriamo dobbiamo festeggiare. Ci sono culture che se lo ricordano, devi correre per arrivare al momento, andiamo avanti, questo è lo galletto. In senso generale bisogna comprendere che l'enneagramma... Scusate. Ho evitato le risposte per cui sono abilitato a rispondere. La persona che si suicida, che cosa fa? Interrompe e sparisce, come Allora io ti posso dire, guarda, secondo le mie esperienze, che non ti sto a spiegare che tipo di esperienze ho avuto, però di fatto nel momento è come il sistema di cui parlavamo prima, la sessualità, no? Noi cosa succede dentro di noi? Che cambiamo le energie. Abbiamo una possibilità di cambiare energie, cioè di andare molto in alto con gli electron volt. E quando siamo molto in alto con gli electron volt possiamo creare un figlio, possiamo resettare i nostri problemi, no? Ci sono pratiche che sono anche abbastanza conosciute, insomma. Risettono i problemi con questo tipo di soluzione. Il passaggio in quel caso lì è il passaggio più traumatico, penso, in cui uno si possa andare a mettere dentro. E tra l'altro, se non c'è cessazione di qualcosa, no? Avete esperienze di elettromagnetismo, qualcuno, no? Vabbè, cercherò di spiegarlo così. Tutte le volte che c'è una radiazione, che radio ascoltate? Radio San Luchino, qualcuno ascolta Radio San Luchino, è sugli 88,6 MHz. Se andate al doppio, a 186 svisga, troverete il primo armonico, questo è sempre Marconi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nella trasmissione grossa, noi col corpo, la vita, c'è anche una spuria che è l'aldilà, quello che ci sarà dopo. Che noi non abbiamo nessun tipo di strumento, perché nella macchina non ti arriva a 166, arriva a 114, 115, tu gli altri non li ascolti più, ma ci sono. Io lavoro nel settore delle telecomunicazioni, questi qua sono problemi seri per le macchine, perché inducono anche errori, inducono tutta una serie, quindi queste vengono depotenziate, queste armoniche. Quello che dice addirittura la vita ti fanno correre, quelle vanno depotenziate, sennò danno fastidio al sistema, capito? Quindi le morti di suicidio, che tra l'altro sono sempre molto conglomerate, stanno nelle famiglie dei suicidi, cioè c'è tutta una casistica, non è che li trovi così a spasso normalmente, spesso sono figli di suicidi o nipoti di suicidi, eccetera, eccetera, hanno quel tipo di cosa ferma probabilmente per un bel po' di tempo. Noi, tu quando hai un problema, che cosa succede? Quando hai un problema di cuore importante, potente, che non vedi la fine della luce, cosa succede? Ti fermi, soffri, non sai com'è che funziona, perché il sistema dell'enneagramma, fino a un certo punto cosa succede? Che ne vieni fuori. E qual è stata la cura? Il tempo. E che cos'è il tempo se non la parte astrale che dicevamo prima?
Cioè lì stiamo sottoposti a leggi che noi non conosciamo. Tutto lì. Però ecco, io la cosa che ai miei figli gli auguro, la prima cosa che non gli auguro, gli auguro di soffrire tantissimo, ma non di fare quel tipo di scelta. Anche perché tra l'altro è un'alchimia molto potente, perché sono persone molto coraggiose. Buona scelta, scusami. Puoi ripetere? Quelli che si ammazzano sono persone coraggiose. Di fare la scelta di togliersi la vita in questo senso. Sì, okay. Sono ci vuole molto coraggio. Ci vuole incosciente, perché quando tu ti uccidi ci vuole un attimo di incosciente. Perché sì, mentre tu... ti uccidi tu capisci e fai un passo indietro. Il coraggio ti resta, non ti va. Mica tutti capiscono. Io non ho detto, però non trovo assolutamente che sia un atto di coraggio ammazzarsi, anzi, no, un attimo di incoscienza. Stai prendendo le parole. Ho detto che bisogna essere coraggiosi per fare una cosa del genere. No, per essere incoscienti. È il momento in cui tu non sei in te. Hai mai avuto tu? Due. Appena ti riprendi ti smetti. Sì, però ecco, ti sei ripresa dopo, ma non è una questione di incoscienza. Io non ho, però succede questo. Non è incosciente. È un momento di tua incoscienza, certo, perché non la ragioni. Perché sai che cosa? Perché tu pensi di essere cosciente adesso, invece tu non sei cosciente. Vabbè, adesso. Io ho un altro modo di pensare, tu sei no, ma mica so che state dicendo. Ma mica solo tu, lei, lui, io, noi non siamo qui. Questo che sta succedendo qua. Ma io non credo neanche al senso del tempo, per quello che mi riguarda. Io sono un'altra, un altro modo di pensare. Però il fatto di suicidio è un attimo di incoscienza. No, il tuo caso, il tuo caso. Ci sono persone che hanno sofferto prima tantissimo e dopo a un certo punto non ce la fanno più. No, no, io parlo dell'atto in sé. Siamo nella confusione del dell'atto in sé. Com'è il tuo nome? Lisa. Va bene, Lisa, non ce ne facciamo niente di queste qua, non è verificabile, non so che cosa dire. No. L'unica cosa cioè, che... nella sua realtà è un atto di incoscienza. Sì, dal tuo punto di vista, ognuno ha una e anche quello magari di altri, certo. Ci vuole un certo tipo di consapevolezza e quindi coraggio. Perché sì. Il coraggio c'è nella consapevolezza, c'è nella coscienza. Sì, ma la scelta è vero nello stesso certo. Momento. Ah, per sì, entrambi, sì, sono, ognuno ha la propria dal realtà. Punto di vista. Perché sono carte diverse, sta in alcuni carte diverse. Stai in alcuni sentimenti diversi. Esatto. Quindi io ti dico, per i suicidi che ho conosciuto io erano persone di un certo livello. Non erano così, diciamo, incoscienti. Erano no, l'atto, io parlo dell'atto in sé, di dire, non è che uno dice adesso vado sulla torre Zinelli e mi butto giù. No, tu ci vai in uno stato scusami, di trance. Posso chiedere, lei mi ha provato a fare buttarti giù dalla torre, no, dalla torre, da un aereo ad esempio? Come paracadutista? Sì. No. Io l'ho provato, faccio questa cosa qua. Mm-hmm. Quello che fa quella cosa non sono io con cui tu stai parlando adesso, capisci? Non è la stessa persona, c'ha un funzionamento che è completamente diverso. E per dire io sto così male, che non ci sto più dentro, io parlo di quel tipo di... Poi magari ci sono anche altre esperienze, c'ha ragione Currò, ci sono altre carte, ci sono altri modi di... Però non è facile, secondo me sono comunque ci vuole un certo tipo di coraggio. Se poi tu colleghi coraggio a una questione di tipo morale, allora questa è un'altra cosa. No, vabbè, il coraggio per me è restare e non andare, primo. E secondo... Perché? Perché è un atto di non... Cioè trovo più coraggioso vivere tutti i giorni la vita, i problemi, quello che ti è stato dato, piuttosto che dire, guarda, mi butto giù così ve la pensate voi. Ma è un mio pensiero, ovviamente. Perché hai un perché. Perché cioè, da qualche parte tu hai un perché. Trovo che sia più faticoso vivere che posso chiedere una cosa sì. Che vorrei capire un passaggio, no? Ti trovo più coraggioso. Allora, la differenza è... Cioè, perché cosa è decisa l'evoluzione di un essere che vive solo 10 anni, che muore naturalmente, mm-hmm. E l'evoluzione di un essere che vive 100 anni e muore naturalmente? Sì. Cosa, non riesco a capire da che cosa può essere decisa questa cosa qui. Cosa... Allora, io ti posso dire quello che penso io, che ho visto io, che mi sembra di aver capito a me, che però non stiamo nel campo scientifico, eccetera, eccetera. È che tutti abbiamo un compito da quel punto di vista. Le persone che se ne vanno via in maniera giovane, traumatica, soprattutto segnano quelli che rimangono. È una specie di compito, non saprei come spiegarlo. Invece per una persona che vive 120 anni ha avuto tutto il tempo di provare di fare quello che doveva essere fatto. È un karma, karma dharma proprio. Un karma. Cioè, i reincarnazionisti dicono che quelli che hanno ad esempio ucciso muoiono prima.
per comprendere fino a che punto cosa vuol dire togliere la vita, però sono, stiamo tutti nel campo delle speculazioni, cioè di concreto non c'è niente. L'unica cosa che mi sento di dire è che di fronte alla morte c'è un condizionamento forte delle persone che mi stanno intorno. La perdita di un caro, di un bambino in una famiglia, io provengo, non è nella mia, è quella di acquisizione, ha segnato profondamente le persone. Sì, se questo che dici tu, sono d'accordo, ne ho avuto prova, sai, di molti di ragazzi giovani che è cambiato proprio il tutto nella famiglia e oltre. Sì, ma in una maniera... Sì, Gurdjieff lo chiama rasquarno, il rasquarno che è l'atto della morte, è importante almeno quanto l'atto della vita, soprattutto per quelli che rimangono, perché crea una specie di onda energetica, è un boom, come si crea quando vieni al mondo, boom, si crea quando te ne vai dal mondo. Quindi Castaneda, non so se tu l'hai detto Castaneda, quello che dice Castaneda dopo. Certo, sì, una cosa che quello ci aveva detto, la carta di stessa, ma se ne fa il vescovo, la macchinista ha avuto un incidente dove non è morto suo ragazzo, con la morte. Quella famiglia c'era scompiglio, separazione, divorzio, venditi. Dalla morte di questo ragazzo tutta questa famiglia si è riunita in amore, in beneficenza, in fondazione, cioè è cambiato tutta l'energia Questa cosa qua è sperimentabile anche da... non c'è bisogno della morte, però capisci cosa vuol dire un obiettivo. Per chi ha veramente un obiettivo dentro di sé deve essere disponibile a sacrificare tanto. Quindi, se non c'era quel sacrificio... Quella cosa lì non se ne va bene. Arrivo, mosso di nuovo. Grazie. Prego, è stato un piacere. Ciao. Vogliamo andare avanti che io sono scusato. Io mi devo andare, Marco. 19. Abbiamo finito. No, siamo ancora molto in là, però ci sono state molte domande, quindi vabbè, c'è la questione del semitone, eccetera, eccetera. Quello che dicevamo, che forse l'abbiamo già detto, che ci sono due punti in cui c'è un semitono, c'è il Matrix che è il salto, no? Che è il momento del salto. Carica il programma di salto, E non ce la fa, ve lo ricordate? Caso. Non lo sto a far vedere, non ce la fa. E tutti dicono non ce la fai la prima volta. E sta praticamente, perché dopo diciamo questa spiegazione, perché il clou l'abbiamo fatto, c'è un'idea per cui se tu riesci a mettere la grandezza sopra l'enneagramma, ci sono già persone che l'hanno fatto, sono i psicologi che l'hanno fatto, ad esempio, Naranto, il maestro con cui ha studiato mia sorella, loro sono, vengono tutti da un lignaggio che ha preso la psicologia e ha provato a metterla sopra l'enneagramma. Dice, scusa se ti interrompo, dice sgonfia il film, dice sgonfia la mente, devi crederci. Sì. Perché è una questione di... Sì, si può vedere prima. Sì. Lui non salta, lui è qua. Sì. No? Sì. Non salta perché questi non funzionano. Poi inizia a fare un lavoro su di sé, inizia a crederci, sì, questo parte e gli fa passare il passaggio. Uno è il salto e l'altro sarà l'oracolo, che a un certo punto nessuno ti può venire a dire cos'è che gli fa nella tua vita. Se tutti aspettano che arriva l'arcangelo Gabriele e gli dice adesso tu domani farai queste cose, queste cose, sì, arriva, ma non è in carne ed ossa, non è neanche un angelo, e inizia a spuntarti da dentro un'idea che tu dici io vivo per questa cosa. Il resto della vita la devolvo per questa cosa qua. Per questo dicevo prima, questo è un obiettivo. Questo differenzia la donna dal capo. Cioè la parte alta dei centri, la parte, ricordate le 12 carte, il K in alto, sono i re collaborano tra di loro e il potere del re è che ha un obiettivo ed è in grado di sacrificare e usare tutte le energie e le possibilità per arrivare al proprio obiettivo. Quindi lui salta, non ce la fa, eh? Poi cosa piacere. Poi dopo provato, visto e considerato la conoscenza, come dice Gurdjieff, se non la riesce a mettere sopra l'enneagramma, l'enneagramma è un esercizio buono per tutti, chiaro, all'inizio si fa fatica, bisogna imparare un po', ho provato a mettere sull'enneagramma mio che cosa gli succede quando viene rigenerato, quando nasce, no? Nasce, viene prima ricostruito, gli fanno tutte le spadine, no? Perché il suo corpo non funziona, là dentro l'ha trattito, lo addestrano, non riesce a fare il salto, ci sono i competitori, il guardiano, tutta la parte di Lucifero, tutta la parte di addestramento con un qualcosa che ti contrappone. Faccio un esempio, proviamo un secondo, quanto ce ne andiamo, ci alziamo,
e proviamo a spingere in maniera fortissima la mano verso il mondo. Spingiamo, mano destra, spingi verso il mondo. Bene, adesso ci voltiamo verso uno che è a fianco a noi e mettiamo mano contro mano. Non fatevi male, però. È uguale, sì, con due va bene lo stesso. Senza farvi male, provate a spingere seriamente. Seriamente, seriamente. Cosa viene fuori rispetto a prima? Resistenza, e quindi spingi. Basta, ci possiamo mettere a sedere. L'esperienza è questa, che se non hai qualcosa contro cui spingere, ci metti molto meno. Quindi ci sarà un certo punto che c'è qualcosa su questo pianeta che ti fa faticare di più per arrivare dove vuoi tu. L'oracolo ti dice, caro amico, nessuno ti può dire che sei un eletto, solo tu te lo puoi dire, anche questa è un'altra cosa che è un tassello mica da niente, perché noi spende aspettiamo che arrivi il postino che dica buongiorno, lei ha vinto 2 miliardi di vecchie lire, eccetera, eccetera, aspettiamo sempre quello, a qualcuno gli è arrivato ed è stata la sua disgrazia, quindi speriamo di non averlo e funziona così. Tradimento e caduta, vengono tradito, cioè tu questo tra l'altro è cosmo, è Gesù Cristo, questo è il Vangelo, praticamente è il Vangelo, funziona nella stessa maniera, viene tradito, essere tradito cosa vuol dire? Che dal punto di vista energetico c'hai una cosa terribile, no? Sei sempre lì con la testa, ma perché soprattutto su questo se ti tradiscono quelli vicini, se ti tradisce uno lontano non succede niente, ma se ti tradisce uno vicino stai per giorni, ore, settimane, mesi, anni e non va a presa dopo, dicono a Bologna. Super sforzo, cioè quello che ti permette di uscire da quella cosa lì, viene, resuscita sostanzialmente, passa, all'inizio non sa neanche saltare, alla fine vola. Questo per schematizzare molto. Però diciamo che quel film lì è stato costruito secondo me, io questo non l'ho letto da nessuna parte, questo è farina del mio sacco, diciamo. Dovevo usare qualcosa per dimostrarlo, ho usato quello che abbiamo visto fino adesso. Poi, discutibile, si può mettere a posto, si può mettere meglio, si può trovare un altro sistema, perfetto, non c'è problema, anzi. L'oracolo. Alla Trinità, no? Alla madre, col bambino, perché gli piace la madre? Sai perché Morfeo ti ha portato qui da me? Pensi di essere l'eletto? Ad essere sincero, non lo so. Sai cosa dice quella scritta? Conosci te stesso. Voglio confidarti un piccolo segreto. Essere l'eletto è come essere innamorato. Andiamo avanti. Grande segreto, un piccolo segreto. Grande segreto. Che è sempre connesso comunque alla Bibbia, no? Alla discesa, scendiamo dal paradiso terrestre e ci accorgiamo di essere nudi e comincia l'amore orizzontale. Ne abbiamo già parlato di questo, il primo incontro. L'amore orizzontale non è uguale all'amore verticale. Per questo ci sono chiese, culti, alcuni sì, altri no, non è una legge universale, però per la riconnessione, visto che considerato che siamo stanchi, ammalati, viviamo poco e il problema è, servono tutte le energie, comprese quelle tra virgolette più primitive, perché devono essere convogliate verso uno scopo. Non si può fare dall'oggi al domani, l'oracolo te lo dice, guarda che se vuoi in qualche maniera devi essere come essere innamorato, se non sei abbastanza innamorato le cose non si modificano. Sempre per riportare. Cioè, che cosa? Sto per svenire dall'odore. L'odore, bravissima. È qua. Cioè, passare alle altre parti, che poi ripeto, stiamo in qualche maniera dando un diagramma per il funzionamento di quello che poi ti dicono in altre mille more, che però magari tu non riesci a comprendere. Cioè qua non ci entra, magari qua sì. Io penso che un cattolico non ha bisogno di tutto sta. Un fervente cattolico che sa che si sta
addestrando perché un domani, poi dopo la domenica continuerà ad andare in chiesa nello stesso posto, eccetera, eccetera, lo sa già senza bisogno di fare queste speculazioni, però non siamo tutti uguali. Soprattutto chi ha una mente, siamo dentro a una biblioteca, una libreria, libri, quindi c'è una tendenza più che emotiva, più mentale, quel tipo di percorso fa più fatica a trovare un perché, un tipo emotivo dentro di sé. E si trova quando si arriva qua, quindi qua trovi una scuola che ti inizia a far lavorare e qua la scuola inizia a darti degli ordini di tipo superiore, molto superiore diciamo alla normalità, in cui inizia a fare quell'altro tipo di lavoro. Passi da 4 a 5 e da 5 a 6. Buonasera. Basta, basta. Domande? Più che altro se qualcuno ha qualche domanda. Cosa hai meglio da fare? Che cosa abbiamo meglio da fare? Meglio da fare? In che senso? Piuttosto che sapere il perché siamo qua. Ma io lo so nella mia versione, nel mio modo, che è uguale alla tua, con parole diverse, con scuole diverse, ma sempre lì siamo. Sì. Infatti io capisco il concetto, perché è lo stesso mio concetto, la quale credo veramente. Scusa, posso, in questo momento credo che sono passo la parte via. Tu dici che cosa hai che fare? Come... Io ho un percorso evolutivo da un paio d'anni che mi ha portato, a parte che io fin da piccolo ho sempre avuto delle percezioni molto ben precise. Sì, se no il percorso evolutivo non lo cercavo. No, io ho avuto un trauma enorme e da lì ho fatto il Big Bang dentro di me, poi da lì è chiaro che cambi strada. E cambiando strada arrivano persone, cose diverse, cambiano lo stile di vita, però per arrivare lì, all'uno. All'uno, per cui che me lo dici con questa scuola, con questo grado di pensiero, con un altro, sempre all'uno si arriva. Infatti il concetto sì. È molto chiaro e capisci a provo, cioè non c'è troppa roba, però per me è più semplice arrivare dove vuoi arrivare, dove dobbiamo arrivare. Ho preso metà del... Io sono un induista, per cui ho preso tutta un'altra strada. Nel senso che ci sono arrivata negli anni con delle percezioni mie, poi dei grandi traumi. E... Tu dici che è una scuola, cioè è un percorso. È un percorso che gli altri possono beneficiare? Riesci a convincere, riesci a farli partecipare? No, io non devo convincere nessuno. Cioè io credo, no, io penso che ognuno trovi la sua strada man mano che la fa. Io ti posso dire la mia opinione su quello che ho vissuto io e come sto vivendo io, però ognuno deve avere la sua strada, il suo approccio, il suo. Sì, però... Cioè tutti i metodi sono buoni e giusti, certo, se si arriva a tutti. Certo, però le macchine dormono, capisci? Le persone dormono. Cioè noi ma certo, perché ci sono dei tempi di risveglio personale. Quindi proprio già lì non siamo più nella stessa dimensione, perché i tempi di risveglio personale certo, è vero che ci sono, però stiamo in mezzo qua, e se stiamo in mezzo qua un perché ci sarà, se no stavamo nei monasteri, no? Che e dove sta? Come fai a sapere dove sono io? Io sono stato 2 anni in un monastero. No, ma non sto dicendo. Nel senso, ognuno di noi ha delle esperienze talmente diverse, talmente uniche, che il grado di risveglio, il grado di evoluzione, sì, il grado di consapevolezza ha dei tempi. Certo, che sono i tuoi tempi. Ognuno è il suo. Certo, sto da quest'altra parte, perché quella cosa lì ci credo fino a un certo punto, certo. È vero, però dal momento che c'è un sacco di sofferenza, tra virgolette, intorno, qualcosa, se lo vuoi fare, puoi iniziare a fare in quella maniera lì. Cioè, devi spiegare come hai trovato la tua pace, tra virgolette, agli altri. Certo, non è detto che la mia pace vada il mio siamo vada bene a te, a lui. Penso di aver detto quella cosa lì da quando sì, è iniziata la conferenza. No, cioè, è sempre detto, è un metodo, è un modo, è un modo di arrivare. Poi puoi fare il buddista, puoi fare... Cioè, come imparare una lingua, le impari. Però ti posso chiedere una cosa, perché sei qua oggi? Perché io vengo sempre all'Ibis. Io vengo sempre in base agli argomenti. No, perché ci sono gli argomenti che mi interessano e quelli che non conosco, distinto mi va di conoscerli, nel senso che mi serve tutto. Cioè, per me anche in da 2 ore così un po' complesse, io ci trovo qualcosa di buono che serve a me. No, sì, nel senso, a me serve tutto, per cui sono talmente aperta adesso che qualsiasi opinione, studio, scuola... Ma anche questo non sarà per sempre, non può essere per sempre. Ma niente è per sempre, tutto cambia, quindi va bene così. Possiamo fotografare? Vai, alla grande, liberi. Ciò c'è una arrivare fissima.
devo dire. Hai visto che roba che ha una capacità di sintesi, non è differente. Un po' un casino. Sì, è molto denso, ma... Cioè, questo, però, questo volevo cambiare... È quello dello spazio. Non volevo cambiare il foglio troppo per lo stesso argomento su due fogli, non lo volevo fare. Ma... Ad esempio, scusate, sono molto più vicino a questo, che mi sono sentito le sue conferenze, il modo di pensare è molto più simile al suo. Ma certo, e a tutto ciò che spiega, anche se sono delle giornate, però sono più tutte macchine. Però penso che tutto serva per arrivare alla normalità. Posso dire? Grazie, grazie a me.